realtà impiantistica, volevo ricordarvi che noi abbiamo presentato l'anno scorso a maggio un progetto per la riqualificazione funzionale del campo di Gocciano in particolare. Un progetto in project financing, un progetto a costo zero per l'amministrazione, un progetto realizzabile, certificato dall'ufficio tecnico della FIR, come diciamo immediatamente eseguibile. Non abbiamo avuto nessuna risposta, né dall'amministrazione precedente, mi dicono che l'ex sindaco se l'era praticamente venuto nel cassetto, né tantomeno dalla nuova amministrazione. Questo mi fa pensare che a fronte di una criticità che esiste negli impianti sportivi, perché tutti sappiamo, perlomeno gli addetti ai lavori, in che condizioni versano e quali sarebbero gli interventi per rimetterli in uno stato manutentivo perlomeno corretto, a pensare che o il tema è ritenuto superfluo, o è ritenuto inattuabile, oppure ci sono altre considerazioni o altre realtà che ignoro. Però questo io lo devo ricordare a voi presenti. Qualcuno si è rimboccato le maniche, è andato a cercare la possibilità di finanziamenti, si è posto il problema di rimettere in sesto tutta l'impiantistica e non, dall'amministrazione non abbiamo avuto risposte. Allora, una riflessione che vi giro e giro ai prossimi amministratori è quella che forse è opportuno organizzarsi sul modello, diciamo, anglosassone, nei paesi più evoluti, laddove le società si fanno i propri impianti, si esce fuori, perdonatemi l'espressione, dal ricatto della politica. Quindi la società c'ha il suo campetto, i ragazzi vanno liberamente a giocare, si fanno i terzi tempi, parlo del rugby, come devono essere fatti secondo la tradizione e l'etica di questo sport, per cui potrebbe essere una soluzione. E devo dire la verità, insomma, noi ci stiamo anche pensando a questo fatto, perché vogliamo uscire fuori dal vortice del gatto che si morde la coda. Io ti do il voto, tu mi dai il campo, parlo in gergo, insomma, perché poi purtroppo alla fine si potrebbe arrivare anche a queste conclusioni. Dobbiamo svincolarci da questa circuitazione dannosa. L'impianto deve essere messo a reddito, benissimo, mettiamolo a reddito, rendiamolo funzionale e facciamo come fanno tutti gli altri, ovvero diamo la possibilità paritetica, equa, a tutti di frequentare e di utilizzare il bene pubblico. Grazie. Ecco, un inciso su quello che la proposta presentata alla Fondazione. Nelle premesse c'è scritto della proposta. La Fondazione si è impegnata a recuperare le risorse, le garanzie bancarie, tutto quello che serviva, per poterlo fare. Ma la premessa è: il campo deve essere a disposizione di tutte le squadre di Frascati. Di tutti. Anzi, nella realizzazione abbiamo dato ampia disponibilità anche agli altri club di intervenire, perché non è una cosa per una squadra o per l'altra, ma è una cosa per il rugby a Frascati. Questo per inciso a questo punto.